Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. They're behind the glass as a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's a lifestyle. Guaranteed to build your head upon. Cross the shore, don't get your money's worth. With this show, it has my power at the Yahtzee Show. It's a dynamo. The Yahtzee Show, it's rock and roll. Oh, right before your eyes, we put laughter from the skies. And he laughs until he cries. And he dies, and he dies. Come inside the show. Grazie di essere qui con noi. La bandiera d'Italia spetta sul cielo della pellica. Ricordatevi, ragazzi, che l'inno nazionale rappresenta la nostra identità, rappresenta la nostra storia. Con l'inno nazionale diamo il via a questa importantissima giornata, una giornata che chiameremo Open Pellico. Perché? Perché è il giorno in cui noi vogliamo presentare la nostra nuova scuola Pellico, una scuola rinnovata, ecosostenibile, ad impatto zero dal punto di vista ambientale, prima scuola sicuramente in Lombardia, forse anche in Italia, una scuola smart, ma di questo vi parleranno poi i nostri, le autorità che sono qui con noi. Era precisamente il 26 maggio del 1979. E veniva inaugurata per la prima volta la scuola Pellico. E c'era a quell'epoca un ragazzetto con i pantaloncini corti che frequentava la terza A. A lui venne affidato il compito di fare l'alzabandiera. Quel ragazzetto si chiamava Paolo Mappelli. Eccolo! Ok, Paolo, che cosa ricordi di quella prima esperienza di 40 anni fa? È rimasto qualche cosa? Sicuramente sì, beh, c'era una grande emozione, come penso un pochino oggi anche abbia avuto Francesco. I professori ci avevano fatto passare questo messaggio di utilizzarla al pieno, però con grande rispetto, conservandola per gli alunni successivi, e quindi spero che questo valga anche per tutti i ragazzi qui presenti oggi. Ok, io lo consegno a Paolo Mappelli, Paolo, che avrà invece il compito di consegnarla alla nuova generazione, a Francesco Zanzi. Con una stretta di mano, un abbraccio, un grande applauso. E visto che siamo in tema di inni, non poteva mancare l'inno della scuola Pellico. Pensate che è stato formulato e composto proprio per questa occasione. Noi siamo qui, Pellico scuola che regala lo spazio per chi si impegna a crescere. Forza che tu metti la voglia di vivere, vieni ogni giorno a sorridere, tutti insieme un po' di più. E cosa tra che camminare insieme, sì. Pellico scuola che regala lo spazio per chi si impegna a crescere. Forza che tu metti la voglia di vivere.
torna a sorridere, tutti insieme un po' di più. Palloncini sono rigorosamente ecologici. Un saluto alla vostra bravissima dirigente scolastica, la professoressa Politi, che sta conducendo con consumata maestria questa giornata. Bravissima, veramente. E ovviamente un grazie a tutti i professori, alle professoresse, a tutti voi ragazzi che siete i veri protagonisti di questa giornata, che è stata preparata davvero molto bene. Bravi, bravi. Perché milioni di ragazzi ieri sono andati in piazza dicendo che qualcuno gli sta rubando il futuro? Qual è il motivo? Chi lo sa? Per il cambiamento climatico, bravissimi. Sapete qual è la principale fonte di inquinamento da CO2 nella nostra Lombardia? Sono gli edifici. Se questa scuola, che è un esempio bellissimo, quindi bisogna ringraziare l'amministrazione di Varese che è stata tra le prime che hanno colto questa opportunità, e tante altre scuole in Lombardia diventano così, cioè con intorno un cappotto che fa risparmiare l'energia che viene consumata, con un tetto verde sopra, con un impianto fotovoltaico, allora in atmosfera va meno CO2 e i cambiamenti climatici si fermano e diventano più sostenibili, e il mondo in cui vivrete tutti voi diventa migliore. Sapete, anche gli adulti, anche gli assessori, anche gli amministratori hanno dei sogni. Una scuola nuova era il sogno di questa giunta, e devo dire che averlo realizzato è una cosa che ci riempie di gioia e di commozione. Ragazzi, questa scuola è una goccia in un mare, è un qualcosa che noi vi diamo, ma è ancora poco. La speranza e l'auspicio di noi adulti, che non abbiamo fatto abbastanza in tutto il mondo per darvi un mondo migliore, è che voi all'interno di questa scuola siate quelli che studieranno e avranno la voglia di cambiare questo mondo. Come dovrà essere cambiato? Il mondo è nelle vostre mani. Una piccola goccia oggi l'abbiamo messa, pensateci voi, e io sono fiducioso di questo. Forza ragazzi! Grande, grazie! Un caloroso applauso per il nostro sindaco. Questa scuola è stata costruita per voi, per coloro che entreranno nei prossimi anni, e per dare un segno forte di dove vogliamo andare. Nuova scuola, nuovo logo. 1, 2, 3, olè! Francesco Zanzi, allora, che cosa ti ha ispirato? Che cosa volevi comunicare con questa immagine? Allora, partendo dal presupposto che è un logo totalmente simbolico, perché c'è un ponte in chiave moderna che sta a significare la scuola nuova, l'acqua del fiume sotto che è lo scorrere della vita, e il ponte verso il futuro perché la scuola media è l'ultima scuola che c'è prima dell'indirizzamento verso il mondo del lavoro. Se vai avanti in gruppo ti diamo la laurea direttamente e siamo a posto. Una laurea ad honorem a Francesco Zanzi. Bravo, 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 complimenti. Trovare nuove strade, trovare nuovi inizi, ridare bellezza alla natura. La natura urla la sua disperazione e noi dobbiamo fare qualche cosa, ognuno nel proprio piccolo. Gli alberi ci parlano, comunicano, siamo noi che non siamo in grado di ascoltare o ce ne accorgiamo un po' troppo tardi quando il messaggio è negativo. Allora, quale messaggio vogliamo mettere dentro questa bottiglia? Eliminare la plastica perché inquina e fa male all'ambiente. Di curare la terra. Vogliamo salvare l'ambiente. Salvaguardare la natura.
Siete tutti d'accordo voi? E allora lanciamo il nostro SOS. Prima loro e poi voi, all'unisono, tutti insieme. Pronti? SOS! SOS! Bravissimi, e ci facciamo bottiglia, il nostro